Buongiorno ragazzi, oggi 11 marzo, nuova ricerca col metal detector dopo tanto tempo, penso almeno un paio di mesi che non andavo col metal, quindi non vedo l'ora di cercare qualcosa di interessante. Solito posto, quindi si spera di trovare ancora qualche spoletta, cioè più che altro qualche pezzo di spoletta, di bomba o qualche proiettile e magari non troppo filo di ferro e spazzatura, però vediamo. È una bella giornata, quindi si sta veramente bene. Vorrei ispezionare questa zona, vediamo, mi sembra promettente, però non lo so, è un'impressione, magari poi non troveremo nulla. Vediamo, io comincio a sondare un po' il terreno e se trovo qualche segnale ci vediamo. Io ora non ricordo se qui già ci sono stato in passato, perché sinceramente sono tutte zone molto simili, però vediamo, al limite non si trova nulla e ci spostiamo. Ah, qui sembra suonare. Vediamo se è qualcosa che sta solo in superficie, spostando le foglie. E probabilmente c'è qualcosa qui in mezzo. È questo, ragazzi. C'è uno spillo gigante di ferro. Madonna, già così in superficie? Che cazzo è? Tipo un mega chiodo, forse. Non lo so, vabbè. Guardate quanto è lungo, ragazzi. Un palmo. Ah, vabbè, dai. Meglio di niente. Continuiamo la ricerca. Qua sembra suonare decentemente. Spostiamo tutta la terra che ho scavato e vediamo se l'ho già estratto oppure ancora nel terreno. Allora, molto probabilmente sarà filo di ferro, che suona davvero tanto, in tanti punti diversi. Vediamo. No, bene, sta qua in mezzo. Altro vecchio chiodo, penso. Un pezzo di ferro così, diametro penso 1-2 mm, massimo 3. Niente, ragazzi. Altro pezzo, sempre lì, in quel punto, penso sia un altro chiodo gigante, sembra sempre, non lo so. Mettiamo in saccoccia e continuiamo. Ok, subito a fianco altro segnale. Ah, eccolo lì, il filo di ferro. Subito filo di ferro così nelle foglie, meglio, senza scavare. Mettiamo via e poi buttiamo. Non so, potrebbe esserci altro filo forse. Eccolo, sì. Perfetto, almeno ci siamo tolti questo dubbio, senza scavare, ripeto, che è la cosa migliore. Sembra in questo punto qua.
È ancora sotto la roccia, ragazzi. Questo potrebbe voler dire che non è filo di ferro. Ah, proprio qua sotto sta di roccia gigante, ragazzi. Stiamo andando in questo punto, però come vedete c'è questa roccia qua che mi blocca tutto. Potrebbe essere effettivamente qua. Oh, eccolo! Oh ragazzi, che c***o è? Non si vedrà mai, penso. Però è questo pezzo qua. Forse è un ferro di cavallo. Sì, è un ferro di cavallo. Vorrei estrarlo piano piano perché potrebbe essere intero effettivamente. Vedete, questa è la parte tonda sopra. Ah, c'è anche una radice in mezzo, il legnetto. Sì! Ragazzi, mi dà il primo ferro di cavallo che trovo intero proprio così. C'è anche il chiodino qua. Che si sta levando, però noi lo lasceremo. Poi da pulito ovviamente avrà un altro aspetto. Bello, bello. Onesto. Oh. Qua c'è un segnale, ragazzi. Ancora qua sotto c'è anche una grossa radice, quindi devo spostarla. Eccolo, c'è qualcosa qua. Ragazzi, qua c'è qualcosa di abbastanza grosso anche. Guardate qua che piastra. Tocca capire anche quanto è lunga. A me sembra che va fino a qua, ancora ci sta. Eccola. Oh oh. Bella, ragazzi. Guardate qua. Questo mi sembra un bel pezzo, una scheggia di qualche bomba, perché ne ho trovate di simili qua, sempre con questo spessore, stesso materiale, peso. Questa curvatura poi lo fa intendere un pochetto. Bel pezzo, ragazzi, bello grande, oh. Madonna, questo lo devo mettere direttamente nello zaino. Vediamo se c'è altro. Niente, ragazzi, quest'altro segnale a fianco era solo un bossolo di quelli da caccia, anche abbastanza recente, direi. Ora mi sto un po' spostando, cambio zona, vediamo. Ovviamente sempre metal alla mano. Mi sono allontanato un altro po' e ora sto su un versante un po' più ripido e ho trovato un segnale, però mi pare che è molto molta roccia qua, quindi vorrei vedere se si riesce a scavare, altrimenti mi sa che dovrò evitare. Filo di ferro che si è agganciato al metal detector mentre sondavo il terreno. Questo lo devo appallottolare e mettere nella borsetta. Sto raccogliendo un sacco di filo di ferro qua. Proprio pieno, però vabbè, lo tolgo, almeno non lo ritrovo. Puliamo un po'.
ficcato dentro quest'albero, in mezzo a tutti i rami, altro segnale. Speriamo non sia altro filo di ferro, però vediamo. Ok, però forse era qualcosa sopra. Questo. Ah, uno di quei cosetti per aprire le lattine. La ricerca continua con scarsi risultati per adesso, perché non suona proprio. Sto sondando questa zona che mi sembra carina, con queste belle rocce. Però niente, non si trova nulla. Che da una parte è meglio così, però... Finalmente, dopo qualche ora di esplorazione, ho trovato un segnale, ragazzi. Veramente stavo uscendo pazzo, ho detto mo torno via, torno a casa, perché non si trova niente. Però vediamo. Ste rocce di merda. Era solo una piccola scheggia di metallo. Niente di che. Altro segnale molto vicino a quello di prima. E inizio a scavare. Mamma mia, ragazzi, sto uscendo pazzo a scavare qua. Porca d***a, ho fatto una buca gigante. Ancora non trovo niente. Perché mi suona al lato da queste rocce e anche di qua. Quindi ho paura sia sotto o comunque incastrato qua dai lati. E quindi, non avendo il pinpointer, non posso sapere con precisione dove sia. Provo a scavare ancora un altro po'. Guardate quanto è grosso questo masso, quindi manco posso sollevarlo. Dopo un altro po' di scavo sono riuscito a togliere quel masso gigante e penso di aver trovato qualcosa. Mi pare proprio ci sia qualcosa qui sotto, a queste radici. Questo pezzo qua che fa angoletto, c'è uno spigolo. Ora provo a scavare un altro po', vediamo. È infilata tra tre rocce, porca ragazzi, è enorme sto pezzo, sembra un altro pezzo di spoletta di bomba, però è enorme, è lunghissimo. Eccolo qua. Shit, ragazzi, eh sì, madonna mia, record, porca vacca. Guarda, qua c'è ancora il segno dell'anellino di rame, che però purtroppo è andato perso, un po' di ottone, non ricordo. E qua sotto c'è l'avvitatura. Ne è valsa la pena, ultimo pezzo. Ora cerco un po' qua nei dintorni per vedere se c'è qualcos'altro, però porca ragazzi, guardate. Dopo questo bel ritrovamento voglio assolutamente cercare meglio in questa zona. Per oggi il mio tempo è finito, quindi sicuramente tornerò qui dove ho trovato l'ultimo pezzo di bomba, diciamo. Perché bisogna cercare meglio, potrebbe esserci altro sicuramente. E tornerò il prima possibile e speriamo, parlo al me del futuro, di trovare qualcosa di interessante la prossima volta.